Sono ancora in corso sulle montagne di Campitello Matese le ricerche del 62enne campano Raffaele Botticella, residente a Torrecuso. L'auto dell'uomo, una Volkswagen Polo, è stata ritrovata sulla provinciale 106, tra i comuni di San Polo Matese e San Massimo, a poca distanza dalla baitala Gallinola, luogo molto frequentato da escursionisti e turisti a circa 1600 metri di altitudine. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Campobasso si sono dunque concentrate in quest'area. Sono stati impegnati decine di uomini e mezzi dei carabinieri della compagnia di Boiano, del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, della protezione civile regionale. La zona è stata più volte sorvolata da mezzi aerei, ma dell'uomo ancora nessuna traccia. Il figlio del 62enne ha lanciato un appello attraverso i social spiegando che suo padre è stato visto per l'ultima volta sabato mattina alle 7:20 accanto al distributore di benzina di Ponte. Io sono tra quelli che ritengono che in Italia il Ministero della Salute sia virtuale, non esiste. Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Non si comprende neanche chi debba fare la quarta dose, se sia obbligatoria o meno. Una meraviglia dilettante allo sbaraglio. I cittadini campani hanno diritto a notizie chiare e ad avere gli stessi diritti che hanno i cittadini italiani del centro-nord. Nulla di più, ma anche nulla di meno. Per come stavamo e stiamo combinati in Campania, noi abbiamo fatto un miracolo, perché ancora oggi con 10.000 dipendenti in meno siamo la regione d'Italia che ha la percentuale più bassa di decessi per Covid. Ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati per quelli che torneranno in Italia dopo essere andati in ferie in altre parti del mondo. Così in una nota il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dovremmo fare un'ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall'estero a fine agosto, altrimenti noi avremo mesi di settembre-ottobre estremamente pesanti. Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid in Campania su 16.061 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 31,07%. Il bollettino regionale segnala ben 30 vittime nelle ultime 48 ore. Migliora la situazione nelle terapie intensive con 28 ricoverati, mentre si registra l'ennesima impennata per i ricoveri ordinari che salgono a quota 722. Due nuove vittime nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di un 81enne di Benevento e di un 77enne di Montesarchio. Sono 489 i decessi dall'inizio della pandemia su complessivi 2.183 trattati, 36 positivi ricoverati, dei quali 24 sanniti e 12 di altre province. Nel report figurano un solo accesso sannita e 5 dimissioni. La direzione uscente dell'ospedale San Pio di Benevento ha stipulato un accordo sulla fornitura di prestazioni specialistiche di anestesia e rianimazione, nefrologia, ostetricia e ginecologia, pediatria, neurologia presso i due presidi ospedalieri in provincia di Avellino, il Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino e il Gabriele Crisculi di Sant'Angelo de Lombardi, a renderlo noto il consigliere regionale Gino Abate. Prima di esprimermi sulla questione, aggiunge, ho cercato di intrecciare rapporti attraverso incontri e contatti. Allo stesso tempo al San Pio continua a dominare però il caos, la cronica carenza di personale senza una preventiva ed adeguata programmazione gestionale sta determinando confusione nella determinazione dei turni di lavoro. A parte la carenza dei medici, resta ancora da definire il punto Sant'Agata de' Goti con il relativo ed importante impegno di spesa che depaupera il presidio cittadino a fronte dei pochissimi ricoveri l'anno e con bassa intensità di cure. Una questione, conclude, che ho già portato in consiglio regionale. Continuerò a dare voce sia ai professionisti che ai pazienti attraverso una nuova interrogazione in Regione Campania. Prende il via la sesta edizione del BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, in programma a Benevento fino al 17 luglio. Ospiti della giornata inaugurale Giulia Michelini, Pif, Fatima Trotta, Nunzia De Girolamo e Fru dei De Giacal.
Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle politiche sanitarie Alessandro Rosa rendono noto che l'amministrazione comunale, di concerto con l'ASL e l'ASIA, ha adottato delle linee guida su cui si chiede la collaborazione dei cittadini al fine di evitare il proliferare di topi, ratti e zanzare. Per quanto attiene a topi e ratti, la popolazione è invitata a evitare di depositare l'umido al di fuori dei contenitori e dei giorni indicati da ASIA per la raccolta, mantenere giardini, prati, aree verdi e privati per eliminare punti di rifugio. Intervenire subito se si ravvisa la presenza di topi o ratti con una derattizzazione. Sottoporre in ogni caso periodicamente a derattizzazione le aree di propria competenza anche di strutture in disuso. Per il controllo delle zanzare i cittadini sono invitati a eliminare sottovasi o ristagni d'acqua al loro interno, pulire tombini nelle aree di propria competenza, rimuovere sfalci d'erba e pianificare interventi di disinfestazione ad azioni ad ulticida, evitare di lasciare annaffiatoie secchi con apertura rivolta verso l'alto, mantenere pulite fontane e vaschi ornamentali, controllare le grondaie, svuotare settimanalmente e tenere puliti abbeveratoi e ciotole per l'acqua di animali domestici, non lasciare piscine gonfiabili e giochi pieni d'acqua all'esterno delle abitazioni, coprire cisterne e contenitori per la raccolta di acqua piovana ed infine effettuare disinfestazioni ad azione ad ulticida nelle aree di propria competenza, anche se in disuso. La Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica è costretta a sospendere l'erogazione dalle 14 alle 15 di mercoledì 13 luglio in via Pietro De Caro. Per segnalare emergenze e guasti 800 51 17 17. Nuovo ingresso presso gli spazi di Ianua, Museo delle Streghe di Benevento, che alle 18 aprirà al pubblico la mostra di Cosimo Miraglia. Benevento, le pietre raccontano la sua storia. 11 miniature saranno esposte all'interno del museo, i più importanti monumenti di Benevento che Miraglia è riuscito a cristallizzare in più periodi della storia della città. Si è conclusa la rassegna estiva Concerti d'estate e musei. Dopo il grande successo del tributo al maestro Renato Carosone, gran finale con il tributo tra musica e recitazione dedicato ad Ennio Morricone, genio assoluto della musica italiana che ha fatto registrare il sold out alla Corte della Rocca dei Rettori. La voce della soprano Silvia Dolfi e la chitarra di Aidan Zamit hanno condotto il pubblico in un viaggio nel mito senza tempo di Morricone e delle sue musiche che inebriavano i grandi registi di Hollywood. Sabato 16 luglio, con inizio alle 20:30, presso la mega struttura in via Manzoni a San Giorgio del Sannio, defilé dell'Atelier Sorelle Panella per la presentazione della collezione 2023 di abiti da sposa esclusivi. Tutto quello che riguarda il giorno del sì, per abbracciare ed avvolgere la futura sposa in un mondo incantato, anche con accessori unici e in sintonia con quello che le sorelle Panella creano con maestria nel loro atelier. Non è un luogo comune quello di dire che il mondo costruito per le spose scaturisce dalla passione che le sorelle hanno per il loro lavoro. La mission è quella di regalare alle spose giorni destinati a rimanere per sempre. Dai preparativi al giorno del sì, nulla nasce per caso. È tutto programmato con dovizia di particolari, da ricamatrici che mettono a disposizione l'arte preziosa di cui sono gelose depositarie. La Terrier Sorelle Panella porge l'invito per il defilé di sabato 16 luglio alle 20:30. In passerella la collezione 2023. Appuntamento nella mega struttura di via Manzoni a San Giorgio del Sannio. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è arredo ufficio con eleganti scrivanie con piano in cristallo, sale riunioni e per conferenze, arredo in metallo per archiviazione e arredo scolastico. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento.
Il Benevento Calcio comunica l'elenco dei calciatori convocati dal tecnico Fabio Caserta per il ritiro precampionato che si svolgerà a Cascia dall'11 al 29 luglio. Manca all'appello l'attaccante Gianluca Lapadula, positivo al Covid nell'ultimo tampone effettuato. Il calciatore raggiungerà i compagni una volta negativizzato. Portieri, Lucatelli, Manfredini, Muraca, Nunziante e Paleari. Difensori, Barba, Capellini, Fulon, Glick, Letizia, Masciangelo, Pastina e Rillo. Centrocampisti, Acampora, Aronica, Basit, Improta, Ionita, Caric, Kutupias, Masella, Prisco, Rossi, Sanogo, Talia, Teglio, Viviani e Vokic. Attaccanti, Di Serio, Farias, Forte, Insigne, Moncini e Tian Pape. Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere abbonamento insieme per la stagione 2022-2023, raggiunta quota 4.999 iscritti. Accendi la tua passione giallorossa con il Benevento Calcio e il gruppo di comunicazione TV7 Radio International e Social, insieme per vincere. Quattro format di grande successo per seguire il cammino dei giallorossi nel campionato di Serie B, stagione 2022-2023. Break Sport, Sport 7 Live in Tour, Anteprima Benevento, Bar Sport 91esimo minuto, quattro trasmissioni dedicate al Benevento Calcio e ai suoi tifosi. Accendi la passione giallorossa con TV7 Radio International alle social. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è poltrone e sedute direzionali ed operative per tutte le esigenze, con schienale regolabile per una corretta postura. Sedute a tesa in tutte le colorazioni e materiali. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento. È iniziata l'estate, nel vostro beauty non può mancare la nostra fantastica linea mare BRS, totalmente italiana ed è composta da uno shampoo, una maschera e una protezione solare a base di proteine di soia, e in omaggio ci sarà questo fantastico telomare. A giugno parte l'estate, oggi vi presentiamo la nuova ricostruzione acqua lamellare in soli 9 secondi. Vi aspettiamo in negozio per venirla a scoprire. Vi ricordo inoltre la nostra sezione dedicata all'estetica, dove troverete le nostre estetiste pronte a soddisfare ogni vostra esigenza. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.